bello grande. Ci sarebbero i meccanici. Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, altro race vlog. Oggi è giovedì, sono le 4, poco più, e stiamo partendo direzione casa di Domenico per poi salire assieme in camper e andare verso la Croazia per la prima tappa della XS European Downhill Cup. Ragazzi, siamo partiti da una mezz'oretta, 40 minuti, siamo nella strada col Dome. Estrarre la tessera. E come striscia? Minchia, 11,50 euro. Un nuovo biglietto. Eh sì, vecchio, sei sempre in autostrada, eh? Un po' di aria. Stiamo avvicinando al territorio sloveno. Trieste e quant'altro. Manca un'ora e mezza al traghetto. Primi spiragli del mare. Siamo in Croazia. Quarto d'ora. Eh sì, per forza dovremmo andare lì giù a prendere il traghetto, dobbiamo andare al mare, vecchio. No, tutto a sinistra. E comunque arriviamo al mare, dai. Sì, sul traghetto mi sa che non serve a niente. Look at the landscape. Amazing. Sì o no, dove? Madonna. Eccolo, eccolo il traghetto, ragazzi, di sicuro. 9:15, eccolo lì. Noi dobbiamo arrivare in 10 minuti, vediamo lui quanto ci metterà. Weekend di nuove esperienze. Tra girare in bici e l'uscina con il bagnato, perché il vetro è ancora bagnato. Chiusura del traghetto. Stiamo salendo. Scalino del traghetto. Ecco, ti ha detto la linea da fare, hai visto? Hai visto? Dove si è reso conto di avere il tetto del camper sporchissimo? Andiamo a vederlo. Sarà che mi vergogna. Ti vergogni. Via, passami una scopa che non la via. Ma che roba, cioè. Ma veramente? Cazzo, che gel è, sei pulito di te. No, giuro. Comunque, ragazzi, siamo riusciti a salire in traghetto. Ci siamo. Siamo in traghetto, tra poco parte, adesso facciamo colazione e via. Che spot lungo il viaggio. Guarda, Spagna. Spagnoleggiante, dici. Madeira, vero? Sì, l'hai detto prima. Non sapevo neanche dov'è, però. Madeira, insomma, abbiamo visto dei video. Proprio qui, visto due o tre alberi che sembrava. Siamo sopra una cresta, praticamente giù qua c'è tutta quanta la scarpata, e di qua, di là del monte, anche. Potrebbe essere anche scarpata. La Reggio Calabria, tranquillamente. Sì, ecco, è come che si sente a casa. Sì, proprio. Si è messa male qua. Si è messa male. Io il bagno lo faccio. Dove è convinto che riuscirà a fare secondo il bagno me, al mare? Stasera, secondo me, lo facciamo. Più che bagno, qua ci facciamo la doccia, sicuro al 100%. Su, se rende. Ragazzi, siamo arrivati al paddock. Stiamo attrezzando per il pranzo. L'arrivo è proprio lì. Quello lì è l'ultimo drop dell'arrivo. Il paddock è ancora abbastanza vuoto. C'è ancora nessuno. Molto rustico, diciamo, questo posteggio. Niente, raga. Aspettiamo che arrivi Jacopo e il suo team. Tra un pochettino, stanno prendendo il traghetto adesso. Raga, abbiamo mangiato, abbiamo tirato giù le bici, adesso ci posteggiamo con il letto. E Dome deve farci vedere dopo anni. Dopo anni, dopo 10 anni e passa. Finalmente. I scuri, i caschi dipinti con la bomboletta. Non è detto che non lo dipingerò. Però. Che roba, ragazzi, eh? Mi sento si travede. Nella nobiltà proprio più totale del downhill. Ecco a voi, ragazzi. Prova a mettetelo. Non me la sento, cioè, non me la sento proprio di utilizzare un casco del genere. Cioè, proprio. Adesso vado prima subito, gara dell'anno, vado subito così a rompere il frontino, giusto per. Però, ragazzi, ti fare inaugurarlo. Eh sì, eh. Vabbè, vabbè. L'appoggino. Facciamo così. Doppia anche. Sì. E dopo ti ritrovi dentro. Ragazzi, lì c'è la partenza. Le prime due gobbe. Ci siamo teletrasportati su in cima. La partenza. Qui inizia della pista di Lucino per il trackwalk. Il primo trackwalk di questo 2024. C'è gente che furgona. Sono 6:30 di sera ormai. E niente. Prima hip qua e dopo uno e due doppi in sequenza, che adesso vi mostro. Ok, qui, ragazzi, il primo dei due doppi,
il secondo è lì del cedome. Sembrano un po' storti anche, a dire la verità, uno con l'altro. Domani provandoli vedremo. Quello qua aggiungiamo dome. Com'è dome? Sì, terra a sinistra domani e dopo sempre più a destra. E via, sempre più a destra per entrare in curva in fondo là. Niente male, devo dire. C'è l'atterraggio del salto che vi ho mostrato. Ingresso. Sponda qui a sinistra con quel poco di terra che c'è. E qua si entra dentro la parte rotta a destra con questo droppettino. Droppettino, non c'è da saltare. E giù, dentro il rotto. Into Insanity. Rischiamo questa parte di tracciato. Qui si arriva lì dal droppetto che è proprio lì sopra, curva verso sinistra e qui un'ipotetica doppia linea forse, perciò a sinistra, largo, con questi doppi scalini su quelle lastre lì, o se no questa linea qua interna, questa grande dome, ipotetica, sul fresh qua, in cui c'è da saltare giù da questa roccia qui e forse alleggerire su quella lì per poi andare a curvare un po' più stretti. Non lo so, dipende anche se è bagnato bene, insomma. Curva stretta verso sinistra scendendo con un po' di cemento qua. Il ripristino. E dopo dentro questo segmento qua, sul dritto diciamo, con in fondo là un drop cieco sembrerebbe. Adesso non si vedeva. Curva sinistra, lì c'è il piccolo ingresso. E qui muretto diciamo, e lì c'è un piccolo doppio da saltare e atterrare però millimetrici di dentro lì, con il rischio di beccare a sinistra o a destra canali o rocce sporgenti che potrebbero fare danni. Lì sopra c'è il droppetto quello millimetrico che vi ho detto prima, tutto questo settore qua semi contropendenza diciamo, per entrare dentro questi due alberi qui e qui avere un altro drop semi cieco dalla faccia di dome. Comunque dico, cioè alla fine ormai tutti gli atterraggi sono rocce appuntite. Sono messi d'accordo qua con dei T-Swiss sicuro. E sì che non c'è neanche uno striscione di T-Swiss. Eccolo qua comunque. Terraggio, tutto a sinistra, larghi, per andare a prendere quella curva là e entrare nell'ultimo settore in teoria. Anche qui ancora scaglie contropendenza. Per rimettersi lì che c'è un'altra spondina verso sinistra. E là una curva molto stretta dove c'è il materasso, sembrerebbe. Forse uno dei pezzi più lenti della pista, con questa doppia S destra sinistra molto 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 stretta veramente, perché qua si è praticamente dritti così e lì si ritorna dritti così, in mezzo ci sono due curve veramente strette qua. Comunque siamo verso la fine in teoria, perché in fondo là vedo il salto quello del muretto e il segno la cornice di Lussino, perciò dobbiamo esserci. Com'è che l'hai nominata? Curva del Caino. Retta anche questa verso sinistra. Ci vedesse la casa. Ma sono qua. Lì sdoppiettino, spondina verso destra di sassi. Barba. Sempre stretto e un po' più bagnato effettivamente, se notate. Ecco anche qui, un po' più ripido. Penso che una volta si saltasse giù di qua. Adesso si scende qui ed è tutto un po' bagnato. E qui tutto quanto è rettilineo, diciamo, con mura e mura parte per parte. Comunque vista mozzafiato veramente. Qua c'è il borghetto, il paesetto, tutto il mare e questo qui è il tratto quello dritto con muro e muro, sarà 1,20 m, 1,5 m su cui passare. Qua un po' di scalini, effettivamente dicono che bisogna atterrare da lì, atterrare sopra la radice là e evitare quel buco lì grande. Mi sembra simpatica la cosa, lo scalino più grosso, questo qui forse è un salto, se no passaggio qui a destra, primo doppio qua in step down e secondo quello lì lungo prima del salto del muro. No no no, in effetti visto da qua sembra bello grande, eh? Qui il salto del muro con l'atterraggio bello sul flat. Yeah. E da impostare le linee per l'ultimo boschetto chiuso. Un'altra linea interessante qui ragazzi, su queste due curve qui, e qui doppia entrata qui a sinistra, ripidina, sono qua a destra con una sponda sotto, con poi obbligatorio penso saltare da quella roccia lì alla roccia giù dove c'è il materasso. Adesso ve lo mostro più vicino. Ecco qui, vista da sotto, passaggio qui, pompare queste roccette qui
e qui sdoppiare fuori. In effetti si può fare, l'importante è atterrare dopo questa roccia qui di sbiego, essere là insomma. Stiamo arrivando all'arrivo, ultima sponda qui verso sinistra, salto in salita e là ci sarà l'arco dell'arrivo, adesso ve lo mostriamo, è il nostro paddock. Eccolo qui l'arrivo ragazzi, sponda che vi dicevo, rampa per salire su e qui step down, ma che in realtà arriva dalla salita, perciò non può farsi fottere questa storia dello step down. Niente ragazzi, adesso è tutto quanto ben predisposto, il nostro paddock è in fondo là, eccolo là, e niente, io vi saluto, ci vediamo domani per il primo giorno di prove libere, che sarà il venerdì, non so se andremo a fare un altro tra qualche domani mattina assieme agli altri ragazzi. Sì, perché quando si inizia già alle 12, cosa sì, ci inizia a mezzogiorno, perciò vedremo un attimo come agire domani. Niente ragazzi, ci vediamo nel prossimo clip. Ragazzi, buongiorno, vista mare, vi ho appena fatto il ritiro dei numeri, oh no, dove? 44 io, 43 lui, pronti. Perciò ci siamo, gireremo assieme anche nelle qualifiche, meglio, una roba più facile almeno per oggi. Io parto, tu. E niente ragazzi, adesso andiamo a attaccare i numeri alla bici, sistemiamo, vediamo se andiamo a fare un altro track walk, essendo che si può iniziare a girare da mezzogiorno. E dopo bisogna trovare il cesso anche. E dopo è importante si trovare il bagno. Eccola qua raga, bici montata, Ammo XT operativo, questi bei colpi da darci e niente, paesaggio rustico, adesso montiamo il numero. Race number, ci siamo, montato, pedali su. Poi yeah, ragazzi, sono le 10, mancano 2 ore all'inizio delle prove. Questi sarebbero i meccanici del Tristas, ma non si vergogna. Venerdì crew, agli Ogini, ready for free practice, verso il porto, gang gang. Oh yeah, bici caricate ragazzi, siamo pronti per salire il primo giro. Yeah, dai, non è male. Thank you.
stiamo andando a prendere il secondo furgone per provare un altro giro. Primo giro un po' drammatico, però non è male, effettivamente scivola, ma se smettesse di piovere si potrebbe capire un po' meglio tutto. Per ora stiamo un po' con i freni in mano, leggeri sulle bici, vediamo un attimo cosa succede, cosa riusciamo a fare. Raga, secondo giro, meglio direi. What's up, my friend? What's up? Boy! Prima saliamo. Prima avevi capelli lunghi. Per il terzo giro. Ha smesso di piovere, ha smesso. Attenzione. Porca troia. Guarda, anche di là, girati, girati. Qua. Malincuore, raga. Sa che il video di oggi, delle prime prove, qua si conclude così. È stata una bella tuona sul secondo salto, provandolo. Ovviamente tirato su per niente. Vabbè, succede, insomma. Botta sul casco, quindi in faccia. Spalla, con cui sto tenendo la camera, non si alza tanto più di così e male un po' la schiena, diciamo, sono bello grattato là. Comunque dai, vediamo un attimo come si mette stasera e per domani, insomma.